se vuoi creare una macchinina come questa, Sirena. Unicornini, bentornati nel nostro appuntamento del lunedì della Unicorns Academy Tips, dedicata al nostro fantastico mondo dei dolci. Se questa è la prima volta che passi di qui, il mio nome è Nicole e questo è Unicorn Seed Cookies. Non perdere l'occasione, iscriviti subito al canale e attiva la campanella, trovi tutto qui sotto. Questo video nasce da una richiesta che mi avete fatto a seguito di una delle nostre live. Vi avevo parlato dei Rice Krispies come strumento, diciamo, di decorazione, soprattutto in tema di torte decorate e torte di cake design. Se non lo conoscessi, è un impasto che messo insieme diventa modellabile e permette di creare delle decorazioni leggere sopra le torte. Ma vediamo prima di tutto come si prepara. Abbiamo bisogno soltanto di 3 ingredienti: riso soffiato, marshmallows e burro. Ho 80 g di riso soffiato, tu puoi comprare anche quei cereali per la colazione, basta che siano bianchi, quindi non color cioccolato. Poi 100 g di marshmallow bianchi e 25 g di burro. Ora puoi fare questo procedimento sia al microonde che su un tegame a fiamma bassa. Io lo farò al microonde. Prendo una ciotola, metto all'interno il mio burro, gli do 30 secondi per farlo sciogliere leggermente, poi lo riprendo, aggiungo i marshmallow e li faccio sciogliere nuovamente. Lo riprendo, metto il marshmallow. Ora lo riporto in microonde a sciogliere, però prima rivesto un cucchiaio di legno. Lo ricopro col burro perché il composto sarà molto appiccicoso. Non ne serve tanto. Ancora più facile se hai della margarina da spennellargli. Ora porto a sciogliere i marshmallow altri 30 secondi e controllo. Appena sono completamente sciolti andrò ad aggiungere il riso soffiato. Così dopo 30 secondi gliene do altri 10-15. Ecco qua, come vedi è sciolto. Adesso velocemente vado ad aggiungere il riso soffiato e mescolo subito, velocemente, subito. Voglio che tutto il riso soffiato sia avvolto dal marshmallow in modo omogeneo. Considera che è tutto molto appiccicoso, eh? Ora dobbiamo farlo raffreddare leggermente. Possiamo lavorare in due modi: lo prendi, lo metti in una teglia squadrata, lo versi completamente dentro. Poi sempre con una spatolina, meglio se unta, io adesso ho preso questa in silicone perché mi viene più pratico, vado a spingere e fare un livello unico, insomma. Come vedi, visto che questa è in silicone e poi è stata unta, non si attacca per niente. Perfetto. Ora, puoi fare due cose in realtà. Se lo metti nella teglia così, lo puoi poi tagliare e usare a livelli, soprattutto per realizzazioni squadrate. Una macchinina, un trenino. Puoi fare la locomotiva con il Rice Krispies per una torta a tema, magari per i bambini, con i trenini. Puoi fare dei cubetti. Un'altra cosa che puoi fare però, quando è ancora morbido, mi ungo leggermente le mani e ti faccio vedere, adesso non è più caldo. L'importante è ungersi le mani con la margarina o il burro, perché sennò ti si attacca tutto e non riesci a lavorarlo. Allora ne prendo un po', comincio a compattare per portare vicino tutto il Rice Krispies e il marshmallow e posso creare una pallina. Se ad esempio devi fare un qualche cosa per il quale avresti potuto comprare una pallina per fare delle decorazioni in polistirolo, ma non c'è la grandezza che ti serve, con il Rice Krispies puoi fare le forme che vuoi. Oppure dalla pallina, adesso bisogna farla raffreddare completamente, però magari prendo due altri pezzettini piccoli, creo due sorte di palline e due più o meno della stessa grandezza e magari così lo metto qua, così questo può cominciare a diventare la testolina di un orsetto.
dalla pallina, ecco qua, la allungo leggermente, creo il busto e poi le unisco e comincia, vedi? Ecco qua, e poi comincia a fare l'orsetto, così per darti giusto un esempio di cosa potresti fare. Poi vabbè, adesso ancora tiepidino, poi mettendo in frigo si raffredda. Oppure adesso aspetto che si compatti per bene la parte, adesso questo lo rimetto via, la metto in frigo a raffreddare un attimo. Ti faccio vedere anche questo, per esempio l'ho messo in congelatore qualche minuto a raffreddare in modo che si compattasse per bene. Poi tu come li usi? Prendi un po' di pasta di zucchero ammorbidita, nel senso che l'hai riammorbidita manipolandola, e vai a metterla praticamente a piccoli pezzi sopra. Come vedi, sto andando a spingere. Cosa succede in questo modo? Vado a creare una superficie omogenea e liscia, cosa che non ci sarebbe, vedi? Che non c'è in questo momento perché il Rice Krispies è un po' irregolare. Allora cosa faccio? Creo, è come se facesse da stucco. Va a infilarsi la pasta di zucchero nelle fessure, poi col dito passo, okay, in maniera approssimativa. Facciamo finire qua, no, ci metto troppo. Ecco qua, in maniera approssimativa, poi ecco qui, qui puoi dare la forma. Adesso ho questa forma di orsetto, abbiamo reso omogenea la superficie, è pronto per avere la copertura ufficiale con il colore ufficiale di pasta di zucchero. E ad esempio qua potresti mettere già quello che è il musetto, se è dello stesso colore poi della copertura, glielo fai direttamente qua, piccolino, ecco qui, e ora lo lasci assestare un attimo, inumidisci leggermente con un pennello bagnato con l'acqua e copri con il colore ufficiale. E ti ho fatto vedere una cosa in più. Ora riprendiamo quello che avevo messo in frigo. Tu con questo adesso puoi lavorare per livelli. Facciamo un esempio. Devi fare una cosa squadrata. Fare il primo taglio, metti questo sopra, premi, così, tipo Thomas the Tank, che è molto famoso come cartone. Puoi fare Thomas con questi, magari questo è già abbastanza. Vabbè, e insomma, se devi fare una cosa squadrata, tu adesso cosa fai? Abbiamo tagliato a livelli, tu dipende cosa devi fare, puoi anche continuare, no? Aggiungi livelli, poi tagli qua. Adesso non ho tirato fuori gli attrezzi per il cake design, perché pensavo solo di farti vedere la ricetta, invece volevo adesso... Mi sono messa ad aggiungerti i dettagli non previsti, però mi ci tenevo adesso a dirti qualcosina in più. Questo fai lo stesso discorso, riempi qua, riempi i buchi, lo crei squadrato, poi con gli smoother, lo prendi due smoother, uno da un lato, uno dall'altro, e continui a dargli la forma squadrata, e poi sarà pronto per essere coperto e diventare l'oggetto squadrato che vuoi far diventare. Ricordati che ogni volta devi avere le mani unte, sennò ti si attacca. Prendo un tagliabiscotti, premo, ecco qua, e ottengo le forme. Qui ho un coniglietto che può essere decorato o qualsiasi altra forma.
Quindi puoi fare cose in 3D, puoi ritagliare con delle formine o costruire tu quello che ti serve. Quello che ti avanza lo chiudi bene in un contenitore ermetico e lo puoi utilizzare per la volta dopo. Dura sicuramente più di qualche settimana ben chiuso in un contenitore ermetico. Lo scaldi nuovamente al microonde, leggermente, e lui si ammorbidisce di nuovo ed è pronto per essere utilizzato. Considera che per maneggiarlo deve aver raffreddato per bene. Ed ecco qui il nostro Rice Krispies. Se vuoi creare una macchinina come questa, Siriana. Se vuoi creare ad esempio una macchinina sopra la torta, crearla con uno scheletro, diciamo così, di Rice Krispies la renderà più leggera rispetto a crearla ad esempio interamente pasta di zucchero. Bene, io spero che questo video ti sia stato utile, segnatelo, salvatelo e riguardatelo ogni volta che ne avrai bisogno. Io ti mando un enorme abbraccio, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, questa è l'occasione. Ti aspetto sempre anche sui social per un saluto quotidiano e ci vediamo al prossimo video. Ciao!